Qua alla cerimonia non ho voluto registrare tutto quanto, anche perché c'era l'Antenna 3 che già offre un ottimo servizio, c'era anche altri enti di questa importanza comunitaria e per il bene comune. Temi principali. Certo, la roccia simboleggia di per sé fortezza, forza, vigor, forza dal latino. E la Dolomia, certo, una roccia derivante dalla Dolomia, quindi si vedono molto bene le sue striature. Nel ciclo, appunto, le rocce tra sedimentari, magmatiche e metamorfiche, molto spesso questa Dolomia viene classificata come una roccia che appunto non è magmatica, ma neanche metamorfica e mai sedimentaria. Ovviamente perché un tempo sono gli oceani hanno sovrastato appunto questa massa, grande massa rocciosa. Nel momento in cui poi negli anni l'acqua, negli anni, nei secoli, meglio dire, negli eoni, l'acqua si è ritirata, beh, certo che ad oggi abbiamo le Dolomiti. Temi principali certamente durante l'epoca appunto nazista, molti volontari, partigiani anche tra questi, si sono spinti nella protezione del bene comune della propria società, della società italiana. È molto importante questa cosa, il bene comune. Anche nelle diverse istituzioni, per correre per il bene comune, è la salvaguardia di tutti, di se stesso e degli altri. E che dire, è molto emozionante, infatti gli attori, gli interpreti di questo scenario erano molto emozionati anche durante la benedizione del sacerdote. Spero che appunto so che i ragazzi, i bambini non vadano a distruggere l'opera che è stata ristrutturata perché sai come sappiamo, i ragazzi tendono un po' a sviluppare la propria mente andando oltre il confine a volte. Bel significato, bella bandiera. Guardiamo sempre in alto, con forza, con vigor. E questi sono importanti temi che ho colto in questi messaggi che dico in diversi attori. Alla prossima. Thank you.
capito? Presenti riposo.